Io ho una concezione della democrazia, che è poi quella di un altro berlusconiano che non sapeva di esserlo, che si chiamava Karl Popper, il quale diceva che la democrazia è l'unico sistema con il quale si possono cacciare i governanti senza violenza. Quindi io non ho niente particolarmente in contrario che eventualmente questo governo cada, ma con le procedure stabilite dalla Costituzione. Quello che non riesco a capire, se non una contraddizione strumentale ad una parte politica, è perché costoro siano dei grandissimi difensori, i tutori della nostra Costituzione, che incidentalmente io trovo pessima, pessima. Siano i tutori e i difensori della Costituzione e poi vogliono cacciare il governo in carica con ogni mezzo. Ma insomma, almeno un minimo di coerenza dovrebbe essere normale. Parlo anche oggi nel mio dubbio sul Corriere della Sera, mi sono indignato perché a quella ragazza che frequentava le cene di Berlusconi, non mi interessa nemmeno cosa facesse in quelle cene, sono stati sequestrati i gioielli e solo i gioielli di valore perché potevano essere del Presidente del Consiglio. E se anche fosse stato così, bene, mi sono indignato. Perché sequestrandole i gioielli hanno esercitato una violenza ai diritti individuali di questa ragazza e potrebbe capitare a ciascuno di noi.